la memoria di Valterio Cirillo. Ci avviciniamo alla targa, il sindaco e le autorità intervenute anche in ragione del Ministero di Grazia e Giustizia e delle competenti autorità di tribunale. Presidente Legnini, mi pare che sia arrivato. C'è un applauso al Presidente Legnini che ci ha consentito la sua presenza. Un ringraziamento speciale anche al Procuratore Aggiunto di Roma, Nello Rossi, che nonostante la distanza e la giornata, diciamo non esattamente lavorativa, del sabato ci ha assicurato la sua presenza. Poi vogliamo ringraziare il Procuratore Aggiunto di Pescara, la dottoressa Tedeschini, il presidente di sezione del Tribunale di Pescara, il dottor Zaccagnini, il procuratore della Repubblica di Chieti, il dottor Mennini, e naturalmente un grande ringraziamento anche al nostro concittadino, sostituto procuratore presso la Cassazione, il dottor Fimiani. Il direttore Tedeschini del centro ci aiuta a cucire i singoli interventi per essere all'altezza dell'impegnatività di questo momento di ricordo. Un grande grazie, una stretta di mano anche alla famiglia di Cirillo, alla sua signora e ai suoi ragazzi ormai. Io adesso darei la parola a Don Vincenzo Amadio. Sono qui per invitarvi a un momento di preghiera, oltre che benedire la targa che sarà scoperta in ricordo di Valterio Cirillo, in modo tale che tutti quelli che passeranno qui possano ricordare questo uomo che è stato benemerito per la nostra città. Inizio nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rivolgiamo la nostra preghiera solidale al Signore Gesù, che è nostra via e nostra meta. Preghiamo dicendo: guida i nostri passi, o Signore. Guida i nostri passi, o Signore. Signore Gesù, Verbo fatto uomo, che hai posto la tua dimora in mezzo a noi, fa che, sostenuti dalla tua continua presenza, camminiamo nelle vie del bene. Preghiamo, guida i nostri passi, Signore. Signore Gesù, che andando di città in città predicavi il Vangelo e guarivi gli infermi, passa ancora per le nostre strade e confortaci con la tua grazia. Preghiamo. Signore Gesù, che ti sei fatto compagno di viaggio sulla strada di Emmaus, sostienici nel nostro cammino e ravviva il nostro cuore con la tua parola. Preghiamo. O Dio, che in ogni tempo e in ogni luogo sei vicino a chi ti serve con amore e confida nella tua protezione, benedici quanti passeranno per questo largo dedicato al nostro concittadino Valterio Cirillo. Il tuo angelo li preceda, li accompagni, perché superata ogni insidia giungano sani e salvi alla meta desiderata. A te gloria nei secoli dei secoli. Amen.
Buongiorno a tutti, anche da parte mia. Io sono molto onorato di essere qui questa mattina, è stato un momento credo commovente per tutti. Credo che sia anche un momento adatto per riflettere su questo grande tema che è il rapporto fra cittadini e giustizia, con persone molto importanti che possono dare una testimonianza estremamente attendibile. Io volevo dire solo da parte mia che ho avuto modo di conoscere qualche giorno fa la signora Cirillo, che è venuta a farci visita al giornale, e credo che il suo sia un esempio che può molto servire appunto per questo dibattito fra cittadini e giustizia che tutti i giorni peraltro vediamo sulle pagine dei giornali, spesso anche con degli accenti un po' eccessivi. Ecco, invece io ho trovato una persona molto serena, una persona che parla anche di questa vicenda che chiaramente ha colpito la sua famiglia, però con grande pacatezza e con grande buonsenso, e che ha avuto il merito di tirare su una bellissima famiglia che vediamo qui, nonostante appunto quello che capitò in quel giorno del 1999, che è un altro secolo, ma che ci rimanda a fatti di cui appunto noi parliamo tutti i giorni. Allora io do subito la parola al sindaco di Pescara, Marco Alessandrini, appunto per iniziare questa discussione. Prego, sindaco. Grazie direttore e buongiorno a tutti. Oggi una giornata indubbiamente densa di incontri, ma questo certamente assume un valore particolare per non solo, come dire, il dato emotivo, ma anche per l'analisi di tutto ciò che ci porta oggi, a 22 anni dal 12 aprile del 93, a scoprire una targa, cosa che abbiamo appena fatto. Una targa in memoria di Valterio Cirillo, allora 43 anni, architetto, consigliere comunale in questo palazzo. Il 1993, insomma, qualcuno forse ha visto una serie televisiva, 1992, che ha riproposto appunto molto recentemente quella stagione così significativa, Mani Pulite, per usare una formula giornalistica divenuta celebre. Fra i corollari, le appendici tragiche di Mani Pulite, c'è stato un certo numero di persone che, raggiunte da un avviso di garanzia e avendolo appreso, come nel caso di Valterio Cirillo, dalla stampa, ha ritenuto questo un peso non sopportabile, decidendo di porre fine, con un gesto evidentemente estremo, alla propria vita terrena, in giorni, immagino, di insopportabile solitudine che caratterizza evidentemente la vita di chi si vede sbattuto in prima pagina come fosse un mostro. Nonostante l'esito giudiziario che lo ha riguardato, poco dopo si è risolto in maniera limpida e trasparente. Allora oggi, in primo luogo, noi rivolgiamo un pensiero deferente e commosso alla sua memoria, e lo facciamo guardando negli occhi i familiari, la signora Mirella, Paolo e Roberta, la mamma, il fratello e tutti quanti lo hanno conosciuto e apprezzato. Mi ha davvero colpito questo e ritengo di leggervelo, perché nei minuti che hanno preceduto questa cerimonia sono stato raggiunto da una signora della sezione provinciale di Pescara dell'Ente Nazionale Sordi, la quale, biasimando l'organizzazione, ce ne facciamo pubblica ammenda di non aver preveduto la presenza di un interprete nella lingua dei segni, mi ha consegnato una breve lettera per dire grazie a chi ha avuto l'idea di intitolare questo spazio all'architetto Cirillo. Leggo: lo abbiamo conosciuto bene, con lui abbiamo avuto intensi contatti istituzionali ed ha sempre dimostrato interesse ed attenzione per la nostra categoria. Invitato alle nostre manifestazioni sociali è sempre stato presente anche solo per un semplice saluto. Salto: altre volte siamo stati suoi ospiti per prospettare i nostri problemi, consapevoli di trovare in lui un aiuto o un inutile consiglio. La sua triste fine, vittima della sua onestà, ci ha addolorato profondamente. Mai avremmo immaginato questo tragico gesto. Abbiamo bisogno, noi sordi e gli utenti, di un uomo come Valterio. Vogliamo porgere un cordiale saluto alla signora Mirella e alla sua famiglia. A questo saluto associamo il nostro e
Vogliamo in questo modo mantenere vivo un pensiero che non è solo individuale naturalmente di quanti lo hanno conosciuto, ma collettivo, a proposito di quei fatti che così hanno segnato la nostra vita e che attengono ai profili dei rapporti fra politica e magistratura e anche sul ruolo dei media che, diciamo, non di rado, non, come dire, restano insensibili alla questione del mostro in prima pagina. Però ci sono autorevoli relatori e adesso lascio il senso di più approfondite riflessioni. Io concludo ringraziando i presenti e rinnovando l'abbraccio alla famiglia Cirillo. Grazie. Naturalmente io raccolgo l'invito del sindaco Alessandrini, per questa riflessione non riguarda solo il rapporto fra i cittadini e la giustizia, ma anche sul ruolo dei giornali in queste vicende. Su questo vi assicuro che riflettiamo tutti i giorni. Il prefetto di Pescara, Sua Eccellenza Dottor D'Antuono, prego. Grazie, buongiorno, sarò brevissimo. Intanto saluto il sindaco, il presidente della regione, il presidente del CSM. Sono particolarmente lieto che sia stata attivata questa iniziativa e che si svolga qui in questa piazza istituzionale. Vedete, lì c'è la prefettura, qui c'è la casa comunale, la casa dei cittadini. Allora è importante questa riflessione perché i cittadini si aspettano delle risposte alle loro domande. Sappiamo che sono tanti gli aspetti da esaminare, ma sappiamo anche che abbiamo dei grandi relatori, non posso che ringraziare i magistrati per essere presenti, gli stessi giornalisti che dovranno approfondire il perché di questo incontro. E allora il tutto deve avvenire nel quadro della cornice della Carta Costituzionale, laddove sono stati definiti i diversi livelli di governo, laddove sono stati definiti quell'equilibrio che ci deve essere dai diversi poteri dello Stato. Non dobbiamo mettere sul banco degli imputati nessuno, ma ognuno di noi deve fare bene la sua parte, ognuno di noi deve riflettere bene, perché abbiamo il dovere tutti insieme di dare una risposta ai cittadini che ci consentono di svolgere l'attività che svolgiamo. E allora grazie per l'iniziativa e grazie anche a voi per l'ascolto che ci darete. Grazie al prefetto D'Antuono. Allora, come diceva appunto il prefetto, abbiamo diversi magistrati importanti che ci diranno appunto che cosa significa per un magistrato oggi la scopertura di questa targa. Comincerei dalla dottoressa Cristina Tedeschini, che è il procuratore aggiunto presso il Tribunale di Pescara. Prego, dottoressa. Grazie per questo invito. Sono come penso molti di voi sappiano, non di Pescara e non ero a Pescara nella stagione del 92-93 in cui questa vicenda dolorosa si è consumata. È stata una stagione molto particolare per il nostro paese, dove in qualche modo forse ha cominciato a crearsi quel grande equivoco che ancora oggi accompagna l'osservazione delle vicende giudiziarie. E l'equivoco è che l'indagine penale, il processo penale, la nostra azione giudiziaria sia un luogo di gestione attiva dei problemi della società. Si è visto l'inchiesta Mani Pulite e tutte le inchieste che l'hanno poi seguita e accompagnata. Io ero sostituto procuratore a Ancona e abbiamo lavorato molto in pubblica amministrazione in quel momento. Si è visto quel fenomeno giudiziario come un fenomeno sociale di rinnovamento della società nell'ambito del quale e dal quale una serie di problemi appunto di mediazione di conflitti sociali, di sistemazione dell'organizzazione del potere, potevano trovare in qualche modo una risposta. Ecco, questo io individuo in realtà come lo spunto erroneo
dal quale poi si sono germinati gli altri problemi, e in particolare decisamente non il problema del cittadino con la giustizia, ma il grandissimo, attualmente assolutamente irrisolto, problema del rapporto fra l'azione giudiziaria e la notizia che se ne dà. Nella misura in cui un'azione giudiziaria viene identificata come luogo di soluzione di problemi, allora gli si dà una dimensione di notizia, di messaggio nei confronti dei cittadini che non è la sua, per cui si veicola, per esempio, come è accaduto in quegli anni, che un'informazione di garanzia già sia di per sé una risposta ad un interrogativo circa l'onestà o meno di una persona. Se questo paese riuscirà in qualche maniera a ridare il suo ruolo ai singoli luoghi dove devono essere collocate le cose, una parte di tutto questo problema secondo me potrà essere risolta, e cioè i giornali, l'informazione devono sì seguire le inchieste giudiziarie, ma non fare delle inchieste giudiziarie un fenomeno sociale, non fare di un'inchiesta giudiziaria la narrazione di fatti che vengono visti soltanto in quell'ottica lì. Non so se riesco bene a spiegarmi. L'informazione, il diritto di cronaca, il diritto di stampa è altro che fare il processo al processo, l'indagine sull'indagine, e tutto in diretta e in contemporanea sulla stampa, perché il messaggio è erroneo. Si dà in questo modo ai cittadini la notizia che quello che sta accadendo nell'ambito di un'inchiesta giudiziaria, che è per definizione accertamento dei fatti, approssimazione, e comunque ha un perimetro che è disegnato dalle norme penali, che è fatto in un determinato modo, quello sia la vita delle persone, sia la verità, sia cose che non è. Ecco, io questo dico per i giornalisti e per la stampa. Grazie alla dottoressa Tedeschini per le parole non rituali. Volevo solo dire, io, la dottoressa era ad Ancona, io stavo a Milano, quindi diciamo non ero direttamente interessato dalla vicenda, però siamo andati doverosamente a riprendere il giornale Il Centro, in particolare in questo caso del appunto di quando accadono i fatti, che naturalmente è a disposizione di tutti perché c'è la collezione del giornale. Vi assicuro che la vicenda fu trattata, lo dico perché non c'ero, con grande equilibrio, però mi piacerebbe che se ne parlasse, che si vedessero questi articoli di giornale, perché credo che sia interessante per il dibattito che stiamo facendo, non per difendere le posizioni di nessuno. Comunque, come dicevo, io veramente ringrazio la dottoressa, mia omonima, ma non più apparente, quindi lo dico solo per informazione, perché appunto sono parole non rituali, e credo che anche coloro che parleranno adesso riprenderanno questo spunto di questo grande equivoco, riprendo appunto le sue parole. In particolare do la parola al dottor Zaccagnini, che è presidente di sezione penale presso il Tribunale di Pescara, magistrato di grande esperienza e quindi anche con l'occhio del giudicante, non solo appunto del giudice che indaga. Quando ho capito che dovevo intervenire, ho cercato di pensare a quale messaggio chiaro potesse essere rivolto ai presenti. Si tratta di un'iniziativa che prende a riferimento una vicenda umana che si è conclusa addirittura con un epilogo drammatico per scelta della persona che ha subito determinate vicende. Sarebbe fin troppo facile fermarsi a fare osservazioni di carattere generico e riconoscere che quella persona sicuramente ha sofferto, perché un gesto che porta a quelle scelte finali di rinuncia alla vita, di rinuncia alla famiglia, indica sicuramente una situazione di drammaticità che
non è facile poter comprendere se non attraverso esperienze dirette. Io sono in magistratura da oltre 35 anni, mi appresto tra poco per scelta mia a lasciare la magistratura e dedicarmi alla famiglia, ma questi 35 anni sono stati per me una occasione di riflessione umana e più volte mi sono interrogato sul fatto se un giudice, un pubblico ministero, un operatore giudiziario debba farsi carico di aspetti sociali o possa e debba intervenire per raggiungere finalità di carattere sociale. La risposta non può che essere no. Ci sono campi separati, c'è chi deve occuparsi di certi settori e chi di altri. Giudici, pubblici ministeri operano all'interno di quello che è lo schema che la norma individua. E innanzitutto la Costituzione, lo diceva il prefetto, abbiamo norme apparentemente confliggenti. L'articolo 112 impone al pubblico ministero l'esercizio dell'azione penale, quella che normalmente si chiama obbligatorietà dell'azione penale. L'articolo 21 della Costituzione riconosce il diritto di libera manifestazione del pensiero e all'interno si colloca la libertà di stampa. Quindi finora abbiamo individuato due norme costituzionali che dicono determinate cose e vi sono poi una serie di norme sempre di rango costituzionale che garantiscono i diritti fondamentali dell'individuo. Il tema che si propone in questa sede in realtà è il tema del continuo conflitto e quindi della necessità di bilanciamento tra posizioni costituzionali tutte altrettanto importanti, e in questa lotta continua, in questo bilanciamento di difficile attuazione che una società può assumere il connotato di società civile, perché riesce a rispettare tutte le posizioni, dalla legalità e a garantire la legalità attraverso il pubblico ministero che accerta i fatti utilizzando la polizia giudiziaria, dal giudice terzo che deve garantire un giudizio equo, un cittadino che deve aver diritto a un processo che accerti con obiettività le sue responsabilità. Ma il passaggio dell'enfasi tra l'avvio di un'azione penale e il peso che può essere dato erroneamente, come è stato già ricordato, a ciò che a quel momento appare, questo squilibrio è dato, è possibile sanarlo soltanto con un grande senso di responsabilità, rifuggendo dalle notizie che possono creare clamore e quindi essere esca di facile persecuzione da parte della stampa, e avere una obiettività che garantisca la giusta informazione da parte del cittadino, ma che non traduca in un processo sulla stampa il giudizio su una persona che con quel sistema non è in grado nemmeno di difendersi. Voi capite quanto può essere difficile mettere sul piano del bilanciamento equo principi costituzionali così rilevanti. Io credo che se ognuno di noi, come genitori, io ho i capelli bianchi, mi auguro di diventare presto anche nonno, ma ai miei nipoti, quando li avrò, cercherò di insegnarle queste cose, perché è solo attraverso le generazioni che si può acquisire la consapevolezza di come una società civile viva di equilibri e debbono essere tutti garantiti: giustizia, legalità, rispetto del cittadino. Grazie.
Grazie al dottor Zaccagnini, che secondo me ha evocato un concetto molto importante, che è quello del senso di responsabilità, perché credo che sia difficile imprigionare con delle norme questo rapporto appunto fra stampa e magistratura. Adesso io do la parola al dottor Pietro Mennini, che attualmente è il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Chieti, ma all'epoca era sostituto a Pescara ed è stato un testimone diretto, credo che lo possiamo dire, dottor Mennini, perché è colui che interrogò appunto Vittorio Cirillo, e credo che ci ricorderà appunto anche questo passaggio molto importante in questa vicenda. Buongiorno a tutti, buongiorno alla signora Mirella e ai giovani figlioli dell'architetto Cirillo. Prendo la parola volendo dare, se mi è consentito, non un taglio istituzionale, ma un taglio, potremmo dire, personale a questo incontro, perché, come ha ricordato il direttore, all'epoca io ero sostituto procuratore della Repubblica a Pescara e titolare, insieme al procuratore Di Nicola, delle indagini cosiddette, qualcuno ha ricordato, della Tangentopoli pescarese. E oggi credo che dobbiamo ricordare quei momenti che ricordiamo tutti, in cui ci si rincorrevano le notizie, la stampa parlava in continuazione di tintinnio di manette, di operazioni impellenti dei carabinieri, della Guardia di Finanza, di arresti che incombevano da tutte le parti verso tutti gli amministratori pubblici dell'epoca. Potremmo dire, senza tema di smentita, che erano sicuramente dei tempi bui, dove c'era uno strepito appunto della mediatico. E io ebbi modo di interrogare il vostro papà e vi assicuro che lo trovai sconfortato, ma anche sereno, e cercammo in tutti i modi, unitamente, se non ricordo male, c'era l'avvocato di Silvestre, Ugo De Silvestri, di rassicurarlo, dicendo che la sua vicenda processuale si sarebbe risolta da lì a pochi giorni, perché quello che era stato l'intervento della magistratura era stato un intervento doveroso, essendo stato lui partecipe di un comitato pubblico che era sotto indagine da parte della magistratura. Purtroppo l'architetto non resse l'impatto, la vergogna, soprattutto credo che non riuscì a superare quello strepitio mediatico, quella gogna pubblica in cui fu posto. Per tutti l'architetto, meno forse per il pubblico ministero e per la magistratura, era ormai responsabile dei reati per i quali era stato raggiunto da un avviso di garanzia. E vi assicuro, non lo dico per comodità, fu grande il dolore nell'apprendere che l'architetto Cirillo aveva scelto di togliersi la vita con un gesto estremo. Fu veramente grande il dolore mio personale, del procuratore della Repubblica, il dottor Di Nicola, di tutti i colleghi. Ci ritrovammo nella stanza del procuratore e non nascondo che pregammo in quel momento e ci interrogammo se avessimo sbagliato qualcosa. Ovviamente la reazione mediatica fu enorme e fu chi, come in queste occasioni, cavalcò la tigre, chiamiamola così, della polemica, dell'attacco alla magistratura. Ora, senza fare i nomi, c'era una trasmissione televisiva che indicò il procuratore Di Nicola e gli altri magistrati, quindi me compreso, come assassini, come gli artefici della morte del povero architetto. Però ricordo che nobilissima fu la reazione della signora Mirella e dei fratelli dell'architetto, che vollero indirizzare una lettera, che io ancora conservo in copia, una lettera al procuratore della Repubblica, in cui spiegavano, in qualche modo tentavano di spiegare, non il gesto ma la reazione,
e soprattutto, potremmo dire, utilizzare un termine giuridico, assolvevano i pubblici ministeri, non attribuendo certamente all'iniziativa della magistratura, o meglio alle modalità di iniziativa, riconoscendo quindi una correttezza nell'operato di chi purtroppo deve svolgere questo compito, che in alcuni casi, cioè che è sempre necessario, ma in alcuni casi è sicuramente ingrato. Dobbiamo dire, ripeto, fu nobile la reazione della signora. Si parlava a quel tempo, si parla tuttora, di mani pulite. Ecco, mi rivolgo alla signora Mirella e ai figlioli dell'architetto. Papà aveva le mani pulite, papà era un galantuomo. Non è un riconoscimento tardivo, non lo riconoscemmo immediatamente, appena fu possibile proceduralmente emettere, come dire, questo timbro di onestà, riconoscere l'onestà dell'architetto. Questi episodi, come altri purtroppo che hanno macchiato, che continuano a macchiare questo tipo di indagini, ci richiamano, ci debbono richiamare, devono essere un monito. Ben vengano norme che tutelano, ma non dico la privacy, perché non è sufficiente, che tutelino la dignità delle persone, che tutelino la dignità degli indagati. Io dico sempre che gli onesti si debbono sentire tutelati dal pubblico ministero, non si debbono sentire in pericolo, non debbono aver paura della giustizia, debbono temere l'azione penale disonesti. Purtroppo però, quando si associa una serie di iniziative ad una, come dire, ad una cassa di risonanza mediatica così martellante, c'è gente che non regge. E poi è facile dire, purtroppo abbiamo esagerato, purtroppo abbiamo calcato troppo la mano, però ormai il danno è fatto. E allora questa targa risuoni come una ricompensa, che posso dire, come una riparazione dovuta, mi domando, alla violenza della macchina della giustizia? Forse, ma sicuramente alla violenza della stampa che in quei giorni pubblicò la notizia con enfasi di cui parlava poc'anzi chi mi ha preceduto. Quell'enfasi mediatica che dobbiamo assolutamente circoscrivere ed evitare. Tra noi ci stanno altre persone che sono state, tra virgolette, vittime della giustizia, però hanno reagito in modo diverso, con coraggio. Sono stati, come dire, perseguiti, forse c'è qualcuno che oserebbe dire perseguitati, tra virgolette, dalla giustizia, e in alcuni casi forse un fondamento di verità c'è pure. Ecco, allora, che non accada più, che suoni come monito, e finisco il mio intervento dicendo, rivolgendomi alla signora e ai figlioli dell'architetto, siate orgogliosi, e torno a ripetere, siate orgogliosi della onestà di vostro padre e comprendete il suo gesto, che non è stato un gesto di viltà, ma è stato un gesto per comunicare all'intera collettività: non ce la faccio a sopportare questo peso di ingiustizia. Grazie a voi. Grazie dottor Bellini. Io vorrei solo chiosare che dobbiamo stare attenti anche alle generalizzazioni, nel senso che ci sono giornali e giornali, come ci sono magistrati e magistrati, e ci sono politici e politici. Io rifuggo sempre da chi dice la politica è tutta marcia. Non è vero, io conosco politici che si impegnano anche a scapito dei loro redditi e del loro tempo libero, ci sono altri che invece magari sono stati più disinvolti e meno attenti all'interesse pubblico. Do la parola al Presidente della Regione, Luciano D'Alfonso, che stamattina ha scritto un intervento sul nostro giornale in cui appunto ha rievocato anche la sua vicenda personale, a cui forse faceva riferimento adesso il dottor Bellini. Prego, Presidente. Io sono molto soddisfatto di questa occasione di riflessione.
Pensavo in questi giorni, quando con Alessandrini abbiamo ritenuto di